Fischio di Merchiori, parte Krisetic, il pareggio del Crotone, il primo gol in campionato del centrocampista Scuola Inter, 1-1. Aspettare appunto queste situazioni, l'Italia l'ha sfruttata molto bene. Krisetic, la battuta e il vantaggio dell'Italia, comincia benissimo la nuova era, quella di Gigi Di Biagio con i gol. Scappi striscia. Parte Krisetic, 2-1, segna l'Italia, doppietta sul calcio di rigore di Krisetic e Slovacchia con un uomo in meno. La rimessa con le mani sarà campo Varela, José Mauri, Porchera, Lucerino e Gobbi a sinistra, Gonzalo e Coda, i due attaccanti. Ritrova il pallone dopo l'intervento di Krisetic. Io non credo che sia solo tutti i giocatori importanti e ha accusato meno gol. Hanno presi veramente troppo. Nocerino, Ghezzalla. Ferma Krisetic. De Sena. Mauri aggressivo. Dentro dopo la squalifica dall'altra. Subito l'azione del Bari con De Sena. Attenzione, superiorità numerica 4 contro 3 del Crotone, l'apertura laterale per questa opportunità, palla dentro per Ciano che si fa murare da Cordaz da un passo, poi Maiello, Del Prete, dentro ancora il pallone, un paio di deviazioni sporche, Krisetic, palla deviata, gol 2-0 Crotone. A Candido che prova con le cattive a superare Beccaro che però gli è più importante di lui fisicamente. Attenzione adesso a Krisetic che alza la testa, Krisetic col sinistro!